Si stanno per accendere le luci per un nuovo appuntamento di Case e Stili. Mi hanno detto di cambiare un po' la formula, quindi ci sto provando pian piano. Cosa ne pensi di questa formula, Carola Vannini? Perfetta. Puoi suggerirci qualcos'altro se vuoi. Tu che hai viaggiato tanto. Benissimo così. Parlavamo a telecamere spente, cosa che, che mi dicono di non dire mai, ma io voglio dire invece, perché a me piace anche fare un po' di backstage. Del fatto dei tuoi viaggi, tu hai vissuto a New York 2 anni, sei stata a Parigi a studiare e l'oggetto della puntata di oggi è anche un concorso francese di architettura che tu hai vinto con un progetto che appunto andremo a vedere. Che cosa vuol dire questo? Intraprendenza, curiosità, capacità di mettere a punto delle situazioni anche all'estero di lavoro? Beh, un po' sicuramente tutto quello che hai detto, senz'altro la curiosità che comunque mi spinge spesso a cercare delle situazioni diverse che escano un pochino dal contesto romano, che è la città in cui sono nata. Quindi, e dove hai studiato, immagino? Ho studiato, anche se ho studiato per un anno a Parigi, con l'Erasmus, poi tornando mi sono laureata e poi sono di nuovo partita per un'altra esperienza newyorkese che è durata 2 anni e ho lavorato lì presso 2 studi di architettura, sempre occupandomi di progettazione e progettazione degli interni. Allora adesso la domanda classica che scatta è ovvia: qual è la differenza nel modo di progettare tra l'Italia, la Francia e New York, che non sono gli Stati Uniti, così come Parigi forse non è tutta la Francia? E Roma non è l'Italia? Ma io non credo che ci sia un modo veramente che può essere definito tale specifico di un paese. In realtà credo che sia veramente personale l'approccio che si ha verso l'architettura o l'architettura degli interni. Sicuramente quello che è importante è il bagaglio culturale, ma anche di esperienze di vita che un architetto costruisce, e sicuramente in questo il viaggio è una componente importante, perché apre sicuramente la mente. Quella stratificazione, abbiamo letto una volta scorsa una frase da MVRDV Architetti che dicevano proprio questo, la stratificazione delle esperienze e l'arrivo professionale, che non è altro appunto che una sedimentazione, è un'aggiunta di nuove, più che altro non sono più regole, parametri, quelli si danno per assodati, sono proprio questioni di, come dire, di ispirazione in un certo senso. Un valore aggiunto sicuramente è dato dalla cultura italiana, cioè ciò che a noi, per noi è scontato ed ovvio, è normale vivere continuamente a contatto con opere d'arte, opere di architettura che diventano proprio la nostra aria quotidiana. Sicuramente nel momento in cui un italiano va all'estero, in particolare negli Stati Uniti, si trova avvantaggiato da questo punto di vista, perché ha un bagaglio culturale che è spontaneo e può essere riutilizzato. Beh, per la nostra facoltà di architettura è assolutamente scientifica ma anche umanistica, ci sono insegnamenti di storia dell'arte, di restauro, di archeologia, sono tutti insegnamenti paralleli e comuni a lettere piuttosto che a filosofia. Sì, tra l'altro io sono specializzata proprio in restauro, la mia tesi di laurea. Su questo non ci siamo parlati, giuro. No. È stata quella in restauro, infatti ho fatto anche l'assistente per un periodo di un professore alla Sapienza. Professor Curuni, che salutiamo. Sì, che salutiamo con affetto. E sicuramente anche quello fa parte di un bagaglio culturale che poi mi aiuta ad affrontare le problematiche che mi si pongono continuamente nel momento in cui devo ristrutturare anche un appartamento, quindi sicuramente è un'esperienza utile. Certo, adesso andiamo a parlare di questo progetto. Spiegaci in poche parole che cos'è, perché ha vinto questo premio, perché secondo te lo ha vinto, che è molto interessante la tua idea. È un diciamo che ho cercato sempre di mantenere comunque un legame con la cultura francese, che comunque è rimasta come parte integrante della mia formazione, e quindi mi capita spesso di visionare appunto concorsi, e questo l'ho preso in considerazione perché era molto attinente con quello che io faccio normalmente, cioè col mio lavoro delle ristrutturazioni, e ha vinto, è stato uno dei 5 progetti vincitori della Biennale di Bordeaux, che si
proponeva di fatto l'obiettivo di riqualificare una particolare tipologia edilizia della città che si chiama E-Shop, e sono degli edifici residenziali che sono nati nel XIX secolo e che praticamente sono stati frutto di una lottizzazione e che attualmente sono diventati parte integrante del tessuto edilizio e anche costituiscono una forte parte dell'identità della città stessa, ma nell'ultimo periodo stanno subendo delle trasformazioni perché, come tutte le cose un po' particolari, sono molto ambite anche dai giovani, e quindi siccome sono delle abitazioni comunque piccole di dimensioni, stanno subendo delle trasformazioni senza un vero criterio. Senti, sembri una candidata all'esame, ti do già subito il voto, 30 lode, quindi va benissimo. Fantastico. Però hai parlato in maniera molto dettagliata e conseguenziale, quindi grazie. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ok, perfetto. Veramente, mi sembrava di essere a una sessione d'esame, ecco, di storia dell'architettura. Beh, hai citato l'università, quindi era abbastanza facile. Ecco.